Amici di Braccemi Ancora, è successo di nuovo. La Rai stava in merda, ovvero si era in difficoltà, doveva realizzare uno speciale sul barbecue, sulla carne alla brace. Chi ha chiamato? Braccemi Ancora. Allora ho partecipato a questo speciale che la Rai ha fatto sul tema griglia, carne, brace, barbecue, però io gli ho rilasciato l'intervista. Ma sti zozzoni ovviamente in senso buono, dove mi hanno messo? Alla fine del servizio, cioè non all'inizio. Vabbè, a parte questo, io ho scaricato il video e mi sono messo io all'inizio di questo speciale, quindi vi volevo invitare a vederlo perché è molto interessante, ci sono un sacco di informazioni utili per addetti ai lavori e per appassionati, sparatevelo tutto. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Officina Italia. Il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria ha amplificato la tendenza degli ultimi anni di riscoprire la vita all'esterno della propria casa. Un fenomeno però che non si è esaurito con la fine del lockdown, ma che anzi si sta consolidando grazie alla ritrovata libertà e che vede al centro il fuoco come filo conduttore. Non a caso il barbecue risulta tra i trend del momento e sono tra l'altro molti gli chef che stanno privilegiando la cucina a brace. Autore degli spazi aperti è Michele Ruschioni, fondatore di Braciami Ancora, network digitale dedicato al mondo della carne, delle grigliate e anche dedicato alle svariate cotture. 1 milione di followers da tutto il mondo lo ha incontrato per noi Loris Guy. Amici di Braciami Ancora, benvenuti al nuovo video. Si potrebbe definire l'influencer che non c'era. Che siano consigli o recensioni, notizie o suggerimenti, ricette o nuove tendenze, nulla sfugge all'occhio attento di Michele Ruschioni, che sul pianeta carne e dintorni ha fondato un piccolo impero digitale. Sito web, canale YouTube, social network, guide, pubblicazioni, un successo quasi inaspettato. Abbiamo circa 1 milione di follower, la cosa bella è che ci seguono da tutto il mondo, ovviamente tanti italiani che stanno in giro per il mondo seguono Braciami Ancora per vedere i nostri racconti quotidiani sul pianeta carne e sul pianeta barbecue, ovviamente. Il segreto è uno stile diretto e informale, rigoroso ma divertente, sempre attento alle esigenze di chi lo segue. Quali sono i video o comunque le informazioni che hanno più successo? Le carni esotiche, le carni estremamente costose, ma da qualche tempo a questa parte sta prendendo piede anche la riconquista dei quinto quarto, dei tagli poveri, del cuore, della lingua. Piacciono tanto perché stiamo riscoprendo un modo singolare per riproporli al pubblico. Oggi grigliamo alla grande spendendo meno di 5 euro a persona. Dice come si fa e voi dovete vedere il video e vi faccio vedere come si fa. Le tendenze del barbecue dove stanno andando? Nel 2020 in Italia è arrivata prepotentemente l'onda americana che ha introdotto i barbecue a pellet. Uno pensa alle stufe a pellet, in realtà ci sono anche i barbecue a pellet e quindi stanno piacendo. Il pubblico italiano sta cominciando a guardare il pellet come un'alternativa al carbone tradizionale e poi sempre di più arrivano le spezie che si chiamano rub, ovvero sia un mix di spezie che arrivano d'oltreoceano. Se utilizzati con saggezza, impreziosiscono e migliorano tagli di carne, ad esempio poco sapore. Mi immagino un petto di pollo, no? Non è il massimo del gusto, però con queste spezie si riesce ad avere un petto di pollo più intrigante. Come va il mercato del barbecue? Il mercato del barbecue in Italia va molto bene, gode di ottima salute. Nel 2021, pensa, si è registrato un incremento del 19%. E quest'anno, 2022? Dunque sicuramente si supererà la quota 20% e quindi le prospettive sono rosee e soprattutto sono saporite. Ma quanto vale il mercato del barbecue? In Italia è valutato intorno ai 30 milioni di euro, ma dobbiamo escludere la carne da questo conteggio, perché se ci mettiamo dentro pure la carne, pom, la freccia schizza verso l'infinito e oltre. Stanno tutti a grigliare in Italia. Finito il sangue, ragazzi, se no voi mangiate praticamente una tavoletta di sughero. Barbieri Ruschioni è seguitissimo, ha 1 milione di followers da tutto il mondo. Ecco, ma gli appassionati di barbecue hanno bisogno di consigli? Sì, sì, sì. Ognuno è convinto di essere il più bravo, però suggerimenti, consigli e indicazioni per migliorare sono indispensabili. Quindi tutti sul web a vedere questo genere di siti.
Questo era il mio intervento. Adesso ci sono tutti gli altri interventi degli altri super professionisti, però la RAI ha omesso una cosa, non ha messo, diciamo, la parte dove io parlavo della prima guida italiana dedicata alle macellerie, alle Steakhouse d'Italia. Eccola qua, la trovate su Amazon, costa 13 euro, la comprate e sapete dove andare a mangiare bistecche di serie A. Dai, allora, sparatevi tutto il resto dello speciale, complimenti alla RAI, a parte gli scherzi, sono stati molto bravi, molto professionali, perché hanno realizzato davvero un bellissimo servizio, un bellissimo approfondimento. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Ma entriamo nel vivo della puntata con i nostri titoli. Barbecue in muratura, forni in acciaio e vere e proprie cucine da esterno sono sempre più diffuse e ricercate le attrezzature per cucinare all'aria aperta e si prepara anche la pizza. Si accende in fretta, dura tanto, aggiunge sapore alle pietanze, la carbonella di qualità facilita e valorizza la cottura alla brace e la scienza la analizza. La Fiorentina resta la regina, ma l'arte dei macellai riscopre anche altri tagli. Dall'America arrivano anche nuove tecniche sul web, tutte le novità per grigliate gustose. Parleremo di questo e altro con il nostro ospite Raul Barbieri, direttore della rassegna Progetto Fuoco. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Grazie di essere con noi. A Verona, Progetto Fuoco, una rassegna che è terminata il 7 maggio, ha dedicato un'area al mondo dell'outdoor e del garden. Settore che, complice anche la pandemia, sta crescendo. Quanto sta crescendo? Ma è un settore in forte crescita. Dati del Sole 24 Ore indicano una crescita nel 2020 del 13%, con punte durante i periodi più rigidi del lockdown anche di 80%. Una crescita che è continuata a doppia cifra anche nel 2021 e che tuttora sta proseguendo. Quindi un settore in ottima salute. Quindi gli italiani amano la vita all'aria aperta. Amano la vita all'aria aperta, all'interno della propria casa, l'ospitalità, il piacere di cucinare assieme davanti, perché no, davanti a un bel fuoco. Il nostro viaggio inizia dal Friuli Venezia Giulia, dove da tre generazioni opera un'azienda che dà il suo nome ad una nuova idea di comfort domestico: caminetti, stufe a pellet e a legna, cucine, forni e barbecue di design. L'elevato standard tecnologico contraddistingue i prodotti. Sentiamo Natascia Gargano. I due anni di pandemia che ci hanno costretti maggiormente in casa ci hanno anche fatto riscoprire il piacere della cucina e delle grigliate all'aperto in giardino. E così è aumentata la richiesta di barbecue, muratura e di vere e proprie cucine da esterno. L'azienda friulana Palazzetti, 260 dipendenti nei due stabilimenti di Porcio e Zoppola in provincia di Pordenone e un fatturato di 70 milioni di euro, ne vende 15.000 l'anno. Il settore dell'outdoor ha avuto sicuramente un incremento molto importante a seguito della pandemia. Noi come azienda abbiamo registrato un incremento superiore al 50% in termini di richieste di questi prodotti per la cottura da esterno ed è stato anche un motivo per noi per sviluppare altri prodotti e per incrementare il settore e quello che facciamo. I prodotti più richiesti sono quelli che permettono di cucinare sia alla griglia sia al forno. Il prodotto più venduto combina proprio queste due tipologie di cottura. Oltre a questo, le richieste vanno verso prodotti che abbiano ampi spazi di cottura, quindi griglie grandi con la possibilità anche di inserire la cottura alla piastra oppure allo spiedo, quindi poter esplorare proprio tutte le tipologie di cottura. E si può anche realizzare a casa propria una cucina completa da esterno. Abbiamo voluto accontentare i clienti ancora più esigenti proponendo dei moduli da aggiungere ai nostri prodotti per trasformare il barbecue vero e proprio in una cucina da esterno. E per cucinare all'aperto c'è disponibilità a spendere. Il range dei prezzi è molto ampio nel nostro settore, permette di approcciarsi a questi prodotti già con 1.000-1.500 euro per poi arrivare a spendere molto di più. Il prodotto più venduto è circa attorno a 2.500 euro, questo ci dice che gli italiani sono disponibili a investire per cucinare all'aperto in una situazione con un prodotto di qualità che duri nel tempo. Il trend non sembra arrestarsi e
si lavora a nuovi prodotti da lanciare sul mercato. Abbiamo presentato un prodotto nuovo che ha la possibilità di cucinare sia alla piastra che al forno e abbiamo anche voluto esplorare un materiale nuovo. Quindi invece di produrre un qualcosa nel conglomerato cementizio abbiamo prodotto un barbecue in metallo e con la caratteristica di avere il braciere per la produzione della brace posto proprio sotto la parte della piastra, senza quindi avere il problema del riverbero della fiamma. Con la produzione della brace in questo luogo dedicato si ha anche il forno caldo già a temperature idonee per fare la pizza. Quindi diciamo che questa novità che abbiamo presentato da pochissimo ha riscosso veramente un sacco di successo e non vediamo l'ora di poterlo proporre ai nostri clienti. Barbieri, nel nuovo carrello della spesa c'è il barbecue, che posto occupa? Sempre un posto più importante, nella grande distribuzione, nei garden center, nei negozi specializzati, la presenza di barbecue, forni per la pizza e cucine da esterno occupano sempre più spazio per la vendita, ma anche ovviamente il combustibile, pellet, legna da ardere e anche le stufe. Quindi sempre di più questi prodotti stanno conquistando l'interesse e la curiosità della gente comune. Nel servizio abbiamo visto che ci sono tanti tipi, no, di barbecue. Quali sono le tendenze del mercato? Ma la tendenza dovuta, come abbiamo detto prima, ai cambiamenti che il lockdown ci ha imposto nella vita comune è quella di riscoprire sempre di più la passione per l'ospitalità, per la cottura nel proprio giardino. La gamma di prodotti è amplissima, va da prodotti molto economici e portatili fino a prodotti come quelli che abbiamo visto nel servizio, modulari, molto ben strutturati. E ovviamente in questo senso cambia la gamma di prezzi. Dipende anche dalla capacità del singolo, dalla passione, da quanto si ha voglia di diventare degli chef specializzati nella cottura. Anche perché è una questione di spazi, immagino, no? Ovviamente non tutti hanno a disposizione giardini, porticati, però anche sui terrazzi, in spazi meno ampi, è possibile trovare delle soluzioni veramente interessanti. La regina della griglia è la Fiorentina. Noi andiamo dove 21 anni fa, ai tempi della mucca pazza, si tenne il funerale della bisteccona con l'osso a Panzano in Chianti. Qui Dario Cecchini, considerato il re dei macellai, ci presenta un nuovo taglio di carne, molto più economico e anche sostenibile, l'etrusco da fare alla brace. Pietro Di Lazzaro. Fiorentina è il nostro simbolo, è la regina, però se continuiamo ancora a parlare di Fiorentina, erano 21 anni fa, il funerale della bistecca era il simbolo, la mucca pazza, la Fiorentina che si doveva vendere senza osso. Allora, la Fiorentina è l'eccellenza, in questo momento tutti nobilitano la Fiorentina, ma nobilitiamo, secondo l'arte del macellaio, il mestiere del macellaio, tutto quello che sono le bistecche del macellaio da griglia. Guardate che meraviglia! Taglio del quarto anteriore, quello che è considerato la cenerentola della carne che non si può fare che bolliti hamburger. L'etrusco, guardate che meraviglia! C'è una questione di fondo e chiaramente tutti non possono saperlo. Primo, Fiorentina non è un tipo di carne, è un tipo di taglio. Primo. Fiorentina è un taglio. Molti attribuiscono il taglio della Fiorentina alla razza chianina. Per me la Fiorentina è un taglio nella parte lombare, nella parte più vicina alla coscia, con un'altezza perlomeno di 3 diti. In tempi in cui si parla di shock dei prezzi e ancora prima di sostenibilità ambientale, oltre che animale, è giusto andare in questa direzione anche quando si tratta dei tagli di macelleria da scegliere per la carne, la bistecca in questo caso, che finirà sulle nostre griglie. Siamo a Panzano, cuore del Chianti classico, esattamente a metà strada fra Firenze e Siena. Qui nasce l'Officina della Carne. La Fiorentina è la regina indiscussa fra le cicce. E già qui c'è un errore, in quanto, come avete sentito dal re dei macellai, il toscanissimo Dario Cecchini, Fiorentina è un tipo di taglio, non una qualità di carne, tantomeno una razza di mucca. Le chianine, poi, le prescelte in genere, sono merce rara. Come pensare di appagare le richieste del mercato, anche solo italiano, con solo il 4% di un animale per giunta raro a disposizione? Dario Cecchini ha la sua soluzione.
oltre alla lombata di fiorentine degustate, si possono ricavare tante bistecche del macellaio che, fatte sulla griglia, danno una tonalità di sapori, una sinfonia e non solo una nota sola, magari la più bella, quella della fiorentina. Come la fiorentina e la regina, l'etrusco è il re. E andiamo a vederlo sulla griglia, rigorosamente a carbone, come cuoce e come si presenta poi, una volta pronto, l'etrusco di Panzano in Chianti. Non deve essere fredda di frigorifero. Il peccato originale spesso è: caro, cosa mangiamo per cena? Aprire il frigorifero, tirare fuori carne fredda e metterla in griglia o in padella. La carne deve avere il tempo di ritornare a una temperatura ambiente, sui 20 gradi. Quanto deve cuocere una carne così? 8 minuti per parte. Al maestro di griglia che veda più il cuore che l'algoritmo della cottura. Ibrillà Savarin diceva che cuochi si nasce, ma rosticceri si diventa. E io personalmente lo diventai. Cecchini ha le idee chiare, è un poeta, no? Della carne. La cucina però, la cucina a legna, è ecosostenibile? Beh, senz'altro, perché utilizza il legno. Il legno è una risorsa rinnovabile, sicura, economica e italiana. Quindi ben venga. Dario Cecchini ha usato un camino, come giusto che sia, un camino tradizionale. In realtà questo settore è fortemente innovativo, esistono oggi prodotti sia per cucinare che per scaldare fortemente innovativi che consentono di massimizzare i rendimenti e ridurre al minimo le emissioni in atmosfera. Possiamo fare qualche esempio? Qualsiasi prodotto di nuova generazione, penso alle stufe a pellet, penso ai caminetti, penso ai sistemi più moderni per fare il barbecue, oggi hanno delle tecnologie e delle innovazioni che massimizzano i rendimenti, che significa che tutto il legno che viene impiegato viene interamente usato per scaldare con minori scarti tra polveri possibili. Quindi l'innovazione sta proprio in questo, nel ridurre al minimo l'effetto negativo della combustione. Il nostro viaggio continua nelle Marche, perché parleremo di un'azienda leader nel mercato dei forni. Se ne producono 5.000 all'anno, destinati a 40 paesi del mondo, 100% made in Italy, un mercato che in questi ultimi anni registra una crescita molto interessante. Il servizio è di Riccardo Milletti. ...75 anni di storia nella produzione di forni a legna, tutti vissuti a San Lorenzo in Campo, tra le verdi colline marchigiane. Una tradizione familiare che, partendo dal primo prototipo di forno a combustione indiretta, ha incrociato le più moderne tecnologie per la lavorazione dell'acciaio. Qui oggi si producono circa 5.000 forni all'anno, che arrivano in oltre 40 paesi del mondo. Esporta il 70% dei propri prodotti, ma dobbiamo riconoscere che nell'ultimo anno, incluso questo, il mercato Italia sta andando veramente forte sui prodotti destinati all'esterno. Sicuramente l'italiano ha dimostrato una volta in più di dedicarsi al vero e proprio cucinare italiano, anche le nuove generazioni. Noi veniamo da 2-3 anni di grandissime soddisfazioni, forse anche un po' dovuto allo stile di vita che ci ha costretto a fare il Covid. Forse anche a una riscoperta di quei valori legati alla tradizione, allo stare insieme, a vivere la casa, il giardino. Il forno è un po' uscito dal bozzolo di prodotto di nicchia per diventare un must del vivere all'aria aperta, in casa. Abbiamo dietro di noi la storia dell'azienda, quindi prodotti che, nati 40 anni fa, ovviamente rimodernizzati ai tempi di oggi,
e poi troviamo dei nuovissimi prodotti usciti già da un anno e mezzo, il forno Piero e il forno Maestro, tra l'altro tutti e due vincitori di premi molto importanti, Good Design e Red Dot Design, e questo ci rende veramente molto molto orgogliosi. Ed è proprio l'innovazione, oltre al continuo lavoro di marketing per intercettare le esigenze dei nuovi clienti, che ha portato alla realizzazione dei forni più moderni a legna, gas o ibridi, capaci di conquistare un numero sempre maggiore di consumatori. Prima si usavano molto prodotti, diciamo, di dimensioni enormi, oggi invece si va alla ricerca di prodotti più piccolini, più pratici da usare, ecco. Oggi il forno molto ricercato è il forno pizza. Come sappiamo tutti, la pizza è un'istituzione in tutto il mondo, e noi, diciamo, abbiamo puntato tutte le nostre risorse e il nostro tempo negli uffici tecnici e di tutto lo staff dell'azienda proprio in questa tipologia di prodotti. Il mercato ci ha permesso di crescere, però quello dove puntiamo molto è il mercato estero, e nei prossimi anni ci darà delle belle soddisfazioni. Barbieri, il forno era un prodotto di nicchia, adesso è diventato addirittura un must nei nostri giardini? Sì, direi di sì, l'hanno detto anche nel servizio, sempre di più se c'è la possibilità, la gente ama avere il forno nel proprio giardino. D'altra parte l'Italia è il paese della pizza e tutti, e anche è semplice farla, acqua, farina, olio e il forno. Sembrerebbe facile per tutti, tutti ci proviamo, poi i risultati dipendono da noi, però il forno ce l'abbiamo tutti. Prima abbiamo parlato della legna, ma c'è anche una grande diffusione della carbonella impiegata come combustibile del barbecue. Le caratteristiche possono determinare ripercussioni sulle sue prestazioni energetiche, sugli impatti sull'ambiente, e possono anche influenzare la qualità della cottura del cibo. Se ne è parlato a Verona durante la rassegna Progetto Fuoco. Sentiamo Mattia Martini. In giardino, nelle gite fuori porta, al ristorante, carne alla griglia fa quasi sempre rima con carbonella. Piace tanto perché è facile da usare, rispetto al legno si accende più in fretta e resta accesa di più, di solito abbastanza da completare la cottura, e come la brace di legno aggiunge sapore alle pietanze. Esistono diversi tipi poi di carbonella che si differenziano principalmente per due tipologie, insomma. La pezzatura, quindi chiaramente pezzi più o meno grossi, oppure il tipo di legno, perché essendo chiaramente un derivato dal legno, a monte quella che era la pianta poi andrà a rilasciare delle componenti aromatiche diverse, quindi diversi tipi di legno danno diversi tipi di carbone. Un mercato, quello della carbonella, in forte espansione, che vale oltre 20 miliardi di dollari a livello globale e che vede l'Europa tra i maggiori importatori. Crescita condizionata però dall'aumento dei costi e che richiede attenzione su cosa viene importato. Il mercato della carbonella sta andando bene, potrebbe andare meglio, ma noi tutti stiamo soffrendo l'importazione del prodotto, perché il mondo dello shipping sta soffrendo abbastanza, quindi sul mercato si sta riversando prodotto con provenienza che non è Sud America ma da altri paesi. Non così alla Brunnen, nel Vicentino, uno dei maggiori operatori del settore, che punta sulla qualità e su un legno specifico. La nostra carbonella è una carbonella di Quebracho Blanco con origine Sud America, specificamente al confine tra Paraguay ed Argentina. Abbiamo due tecniche per far partire il processo. Tecnica numero uno è quella con il forno tradizionale. C'è la seconda tecnica che praticamente il prodotto viene messo al centro di un terreno circondato da mattoni, ricoperto dalla terra, e poi parte il processo di combustione che darà origine alla carbonella vegetale che noi tutti conosciamo. Qualità della carbonella che, secondo una ricerca dell'Università di Padova presentata alla fiera Progetto Fuoco, da poco conclusa a Verona, andrebbe certificata, come succede con gli altri biocombustibili. Un prodotto che ha diversi aspetti, diverse peculiarità, e queste devono essere in qualche modo misurate per garantire poi la qualità sia nei confronti dell'utilizzatore sia anche nei confronti soprattutto della salute di chi consuma cibi cucinati con questo prodotto. Per questo al laboratorio analisi biocombustibili dell'Ateneo Veneto la carbonella è stata sottoposta a test simili a quelli usati per il pellet.
Non tutte le carbonelle sono uguali e dal punto di vista del potere energetico e dal punto di vista anche di una certa variabilità intrinseca al prodotto, il che significa che quando le utilizziamo possono avere esiti diversi. Lo abbiamo sentito, la carbonella non è tutta uguale. No, non è tutta uguale, ci sono, come dicevano nel servizio, pezzature diverse, provenienze diverse del prodotto. Non tutte le tipologie di carbonella sono adatte per cucinare, altre sono adatte per altri utilizzi e la ricerca ha proprio dimostrato che occorrerebbe arrivare a un modello di certificazione esattamente come avviene nel pellet e nella legna da ardere, così da dare a chi la utilizza una sicurezza rispetto alla provenienza, al ciclo di lavorazione e alle modalità di conservazione. È importante anche la produzione locale? Ma direi di sì, perché comunque risparmiando trasporto, conservazione e avendo un prodotto a chilometro zero, così come nei prodotti alimentari, si ha un guadagno economico. Mediamente, riusciamo a dire quanto costa un chilo di carbonella? Ma allora, anche qui i prezzi variano perché comunque mediamente si sta intorno a un paio di euro, però anche qui c'è una politica di marca, ci sono delle carbonelle che raggiungono cifre 5 volte tanto perché magari hanno determinate caratteristiche o comunque delle aromatizzazioni, ci sono le carbonelle al whisky, al melo e ad altre fragranze che per coloro che cucinano il barbecue in maniera molto professionale o in maniera quasi religiosa è particolarmente ambita. Il valore culturale della cottura alla brace, il valore sociale oggi della classica grigliata, elementi che hanno spinto alla nascita della civiltà, l'analisi è del docente dell'Università di Palermo Gianfranco Marrone, sentiamo. Cos'è cuocere? Cuocere ovviamente migliora il gusto, cuocere evita i pericoli per la salute, però quello che è più importante forse ancora è che la cottura è un'operazione che ha subito un valore simbolico, che è quello della trasformazione, cioè non si mangiano le cose così come sono in natura, ma vengono cotte, vengono cioè trasformate, così come in quel periodo l'uomo trasforma la terra per produrre degli utensili, poniamo la ceramica, allo stesso modo trasforma le materie prime per creare un cibo più buono e più sicuro. E cosa succede così? Beh, una cosa molto semplice, l'uomo comincia a credere di essere superiore agli animali, comincia a credere di essere una specie vivente privilegiata, comincia quindi a parlare appunto di civiltà e di civilizzazione. L'arrostitura è la cucina che sta en plein air, la cucina dell'esterno, così come la bollitura è la cucina domestica. L'arrostitura dunque diventa il modo di mangiare insieme agli ospiti, mentre invece la bollitura è un cibo per la famiglia. Io credo che si conservi ancora appunto quest'idea dell'apertura, quest'idea del non essere a casa, quest'idea di una famiglia che si allarga e soprattutto quest'idea dell'ospitalità e della reciprocità. Non è a caso che oggi, che ahimè la pandemia ci ha chiuso tutti a casa, siamo andati alla ricerca di questi spazi ibridi, dei cortili, degli androni, dei giardinetti, dei balconcini, delle terrazze, cioè esattamente tutti quei luoghi dove possiamo fare il barbecue, perché l'idea è se non possiamo uscire da casa, in qualche modo arriviamo sin là dove possiamo arrivare per aprirci al mondo. Ed ora i principali appuntamenti fieristici in Italia con la nostra agenda curata da Maria Giovanna Lorena. Anche questo è oro made in Italy. A Trieste il salone dell'extravergine tipico e di qualità. Olio che sta spingendo anche un movimento legato al turismo. L'approvazione della legge nazionale sull'olio turismo a gennaio 2020 è sicuramente un fatto di straordinaria importanza e un'opportunità di rilancio dei territori olivicoli italiani. Abbiamo voluto lanciare un'iniziativa che è il concorso nazionale sul turismo dell'olio. Abbiamo censito ben 257 esperienze di olioturismo in Italia presenti nelle 18 regioni italiane dove hanno sede i nostri comuni. Edilizia e arredamento, prodotti artigianali, giochi, enogastronomia e altro ancora. A Padova la grande fiera campionaria che ha oltre 100 anni di storia. A Bolzano la manifestazione internazionale su risanamento ed efficienza energetica in edilizia. Attenzione ai giovani professionisti e alle start-up più innovative. Minerali, pietre, fossili, collezioni di espositori italiani ed esteri con pezzi unici e preziosi, in mostra a Verona.
dai tesori della natura all'arte con la rassegna di Bologna. Una fiera molto popolare e largamente inclusiva, propedeutica per molti alla conoscenza dell'arte contemporanea, senza tuttavia deludere gli addetti ai lavori. Ecco quindi un'offerta di arte del XX e del XXI secolo che passa anche attraverso l'occhio e la selezione di curatori, che va a toccare la pittura contemporanea, il video e la fotografia, ma anche un aspetto della storia recente, in questo caso protagoniste nell'edizione del 2022 le tendenze razionali e analitiche degli anni 60 e 70. E poi un ricco public program che include performance, dibattiti sui libri d'arte e molto altro. Barbieri, siamo in chiusura. Ruschioni prima diceva che è un mercato, esclusa la carne, da 30 milioni. Qual è il futuro di questo settore? Il futuro è senza dubbio in crescita. Io vedo un futuro roseo per questo comparto perché, come negli Stati Uniti, dove organizzare un barbecue è la forma più elevata di mondanità ed essere invitati a un barbecue è un privilegio, così sta diventando anche da noi, complice anche le situazioni legate al lockdown che abbiamo citato prima. Gli italiani amano la propria casa, amano il proprio giardino, amano cucinare e offrire la propria ospitalità, quindi ci sono tutte le premesse perché questo settore possa vivere un periodo davvero di boom economico. Bene, grazie al nostro ospite Raul Barbieri, direttore della rassegna Progetto Fuoco, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per averci seguito. Prossimo appuntamento con Officina Italia, sabato prossimo sempre su Rai 3 alle 11:25. Buon weekend.